Passiamo la parola al signor Giuseppe Varotta, grazie. Grazie, si sente, sì. Gran bel lavoro quello di Marzetta. Io per la verità l'ho già visto questo video, ma penso che sia sempre vero quello che si dice, ma io l'ho già visto. Perché è proprio vero che magari vedendolo una seconda volta scopri delle cose che la prima non hai visto. E oggi ho scoperto delle altre cose che in prima battuta non avevo notato, perlomeno gli ero passato un po' sopra. E è molto bello, bisognerebbe parlare delle ore su questo filmato che tutto sommato durerà 20 minuti, non so. Vi do due o tre notizie storiche veloci su questo campo, poi faccio magari qualche riflessione su quello che dice Pacor o Paor, non so bene come si dice. E poi mi collego, non voglio però tenerla lunga, su quello che diceva Tussi sulla scuola, insomma, sulla scuola, va bene, poi capirete. Beh, allora qualche notizia storica, Struthof o Natzweiler alla tedesca, in effetti è Natzwiller alla francese. È una bellissima zona dell'Alsazia, quella dell'inquadratura che hai fatto guardando tutta la valle, è la valle dei Vosgi, è molto bella, è una zona al confine tra, è francese, ma è al confine con la Germania. E lì appunto è nato questo lager, perché come voi sapete l'Europa era invasa da lager, in Italia, in Francia, poi in Germania, Polonia, in Austria. Vabbè. Questo lager ha una caratteristica, voi non so se sapete che molti trasporti sono partiti dall'Italia verso i vari lager, Auschwitz, Mauthausen, Flossenbürg, molti altri. Lì direttamente non sono mai partiti dei trasporti dall'Italia, però molti italiani sono finiti lì, da altri lager. Fondamentalmente, ma non solo, da cavo. Infatti lui dice, Paolo, io sono andato da cavo, poi sono andato a Natzwiller, per se dirlo anche alla francese, più umano forse. E poi è finito a Bergen-Belsen, che forse non ha bisogno di molte spiegazioni, al di là dell'Anna Frank, proprio ieri sera ho visto uno spettacolo che si parlava di una Rom a Bergen-Belsen. E io mi ricordo, dato che ci sono stato, che è una grande vastità, una cosa immensa, nel Birkenau ci assomiglia un po', con quattro grandi fosse comuni, con dentro 5.000 morti ogni fossa. E quello spettacolo lì ieri era molto giusto anche, al di là della parte artistica, se vogliamo, perché questa bambina vive con i morti. Vive con i morti, ossia anche questa è una cosa. Riesce anche a scaldarsi dentro i morti, queste pine di cadaveri. Vabbè, andiamo avanti. Allora, questo lager a Balze, come avete visto, non è solo, c'è un altro lager a Balze, che è quasi in Cecoslovacchia, si chiama Flossenbürg. Io vado ancora nelle scuole, quando capita qualche iniziativa, con un deportato di Milano che abita di fronte all'ospedale maggiore, quello di Niguarda, che è stato a Flossenbürg. Io anch'io sono stato a Flossenbürg e evoca molto questo lager, anche Flossenbürg. Un'altra cosa che mi ha colpito è il forno crematorio. Il forno crematorio, non che mi abbia colpito il forno crematorio, andando nei lager se ne vedono tanti, ma quello è piccolino. Quello è piccolo, poverino. E lì in un angolino, in una saletta, con di fianco però quel piastrone, come si può chiamare, scolatoio? Sì, è uno scolatoio, perché lì non si toglievano solo i denti, non so se voi l'avete mai pensato o saputo.
Lo scrotoio serve anche per tagliare i tendini dei polsi e delle caviglie, perché se si bruciano qualsiasi animale, quello si contorce, è una cosa fisica, non so, non l'ho mai provato, me l'ha spiegato. Allora tagliando così resta dentro sempre piatto. Perché? È perché sennò la produzione cala. Ecco, a me questa roba qui va sempre. La produzione cala. E allora dopo bisogna bruciare la svelta, poi subito un altro, poi questa aveva una bocca sola. Ad Auschwitz, ad esempio, c'era il crematorio 2, 3, il 4, diciamone 1, il 2, che non era una bocca, era una sala grande, con 6, con dentro 4 forni crematori, ma ogni forno crematorio aveva 3 bocche, 4 per 3 fa 12, ma era solo il crematorio 2, poi c'era il 3, poi c'era il 4. Questo per darvi l'idea di come industrialmente i nazisti abbiano fatto queste cose qui. Quindi quel forno crematorio lì di cose mi intenerisce quasi, scusate la parola, mi sembra. E ovviamente poi in quello scolatorio toglievano i denti, vabbè, chi aveva i denti d'oro. Quindi noi avevamo avuto dei deportati italiani, la maggioranza venivano dai confini, infatti Paor è tipico, nato a Trieste, ha un nome già però slavo, è tipico di tutte quelle zone lì. E noi stiamo facendo una ricerca, perché un sottocampo di quel campo lì, di cui lui, Marzetta, ha fatto il film, no? Si chiama Leonberg, è vicino a Strasburgo, e noi avevamo conosciuto un'associazione del Ricorda che da un 10-15 anni comincia a lavorare, lì sono morti molti italiani e altri, e sto analizzando tutti i vari passaggi di questi deportati, la maggioranza appunto che vengono dalle zone dell'est, molti partigiani, quasi tutti partigiani, e perché hanno fatto tutti questi passaggi, vanno a Dachau, poi dopo però vanno alle Onder, poi un po' muoiono le Onder, un po' tornano a Dachau, muoiono da Dachau. Caos, un caos è difficile districarsi, però la ricerca è bella per questo, se no la ricerca che senso ha se non è difficile. E va bene, questa è un po' la storia di questo lager. Sono rimasto anch'io molto colpito, come tutti i lager, ogni lager ha una sua storia. Non è vero che se tu parli di un lager poi è come se parlassi di tutti i lager, non è vero assolutamente nulla. I lager sono diversi uno dall'altro, hanno le finalità, sono uguali, però hanno dei momenti diversi, anche Power, Boris Power parla dei cadaveri, parla dell'abitudine ormai, anzi non ci si fa più caso di vivere assieme ai morti, ed è bellissima quella frase che parte, perché lì i morti erano tutti pressati e poi mica erano proprio tutti morti, perché non c'era mica un medico che qualcuno era moribondo, era andato, era finito, ma magari respirava ancora, attenzione, cioè, non pensate. Quindi tutti queste pigne che sembravano di legna, perché erano talmente magri che le ossa delle gambe e delle braccia prevalevano sul resto del corpo. E sembravano tanti libri, tanti ricordi dicono, sembravano la milanese di pin de legna. No? Ed è bella quella frase lì finale dove dice no, là in cielo non sarete più pressati. Questo è molto bello. Non so chi è quello che l'ha scritto, ma è veramente, secondo me ha afferrato il senso. Vabbè, adesso del lager basta. Poi, ecco, lei ha parlato, adesso alleggeriamo magari un po'. Lei prima ha parlato della scuola, eccetera. Io mi sono diplomato nel 1960 a Sesto San Giovanni, nella scuola di Salesiani, una scuola seria, indubbiamente. E io mi ricordo che nelle materie letterarie, la storia, capitava di chiedere al professore, bravi tra l'altro, nulla da dire, ma perché non si parla del Novecento? Ma io non lo dicevo tanto per mio padre, ma in generale, cioè
Perché non si parla delle cose avvenute? Perché ci si ferma, se va bene, ma se va bene, alla Prima Guerra Mondiale? E mi ricordo che la risposta era apparentemente logica e giusta. E invece per me è una grande... poi ci arrivo. Perché occorre il distacco storico. Se tu parli di avvenimenti di 20, 30, 40, 50 anni fa, ci sono ancora le persone. Quindi la storia non è più obiettiva, ma soggettiva. E non è, attenzione, non è mica una cosa da sottovalutare questo. Può essere vero. Può essere vero. Però io nella mia ricerca ho capito che invece era una gran balla. Era una gran balla. Perché ad esempio i testimoni, se tu aspetti il distacco storico, non ce n'è più neanche uno. E tu come fai a raccontare queste cose qui se non hai dei testimoni che te le raccontano? Come fai a entrare nelle pieghe di tutte queste cose qui se non hai una persona che ti dice? Perché la guida, quando tu vuoi andare nei lager, la guida spiega, bravissimi. C'è da levarci tanto di cappello a queste guide qui. Però ti dicono i posti, i luoghi, cosa avveniva. Ma quello che dentro avveniva, quello che provava la persona, te lo descrive? Sì, forse la guida si è letto dei libri, sì. Ma il testimone diretto? Ma il testimone diretto c'è fino a un certo punto, poi non c'è più. Perché la ricerca su queste robe qui non è fatta solo, ed è importante, però, sui documenti e sulle fonti, ci mancherebbe. Ma i soli documenti e le sole fonti, senza le testimonianze, sono forse un po' aride. Quindi io continuo a pensare che l'intreccio tra la testimonianza e le fonti è lì la vera storia di quello che è avvenuto. Perché attenzione, anche la testimonianza da sola non è sufficiente. Io ho provato a parlare con dei deportati onestissimi fino in fondo. Lui parlava nel filmato, Power parlava del pane, parlava che mangiava il pane del morto. Non è bello come segno, ma io ho avuto dei deportati che mi hanno detto, mio mangiare il pane del morto, sota dai miei. Ma addirittura ho conosciuto un deportato che mi ha detto che per fame, per 2 o 3 giorni, a Flossenburg, quell'altro plan che citavo, toglieva i denti d'oro prima di bruciarli. Poi ha smesso, è andato dal capo e gli ha detto no, non lo faccio più. Ecco, queste cose qui, la sola ricerca, i soli documenti non ti danno la cosa. Il testimone però anche lui può sbagliare. Può sbagliare in buona fede. Ad esempio nel trasporto di mio padre, dove c'era anche una persona che poi ha assistito alla morte di mio padre e me l'ha testimoniata, mi diceva, guarda che la memoria è una cosa straordinaria, mi diceva che nel vagone con lui c'era un prete che gli aveva detto, dopo che lui aveva esclamato nel vagone, ma qui non c'è Dio, siamo peso delle bestie, eccetera, immaginarsi come erano dentro oppressati tutti in questi vagoni, e io gli ho detto, ma ti ricordi che prete era? E lui mi ha detto, sì, era, mi sfugge il nome, andando avanti di età, se comincia per TQ, poi magari mi viene, comunque è un trentino. Grande, insomma, tutti sono grandi per me queste persone qui. E io così all'inizio della mia ricerca ho preso tutto per buono, poi vado a casa, li verifico, non era vero, non era quel sacerdote lì, perché quel sacerdote lì, mio padre nel viaggio era a marzo, il sacerdote è andato a novembre. Allora un'altra volta che l'ho incontrato, ma non dicendolo direttamente, gli ho detto... Tu hai letto qualche libro di questo sacerdote o su questo sacerdote? Sì, una grande figura. Allora io ho pensato, ecco la memoria, dov'è che ti tradisce? Tu trasli. Cioè io vedo una persona, so di lui, ho letto delle cose, lo idealizzo, è una figura, è una guida per me. Lo idealizzo talmente tanto che se me lo sono visto anche nel vagone. Perché lui per tutto il resto invece è stato perfetto nella sua testimonianza. E d'altronde lo dice anche Primo Levi, la memoria è fallace, lo dice proprio in un libro, ed è vero.
Ma però la memoria è utile, è necessaria, è importante. Se non c'è la memoria... Altra cosa che viene in mente, il revisionismo, un'altra parola, no? Ci sono due tipi di revisionismi. Il revisionismo utile per la propria battaglia politica e fa schifo. Ma in Italia ci siamo passati e ci si passerà ancora. Cioè revisioni, rivedi e fai delle cose, e dici delle cose che non stanno in cielo in terra. Per arrivare poi a mettere tutti assieme vittime e aguzzini. E allora la storia va rispettata. Perché se io metto assieme le vittime e gli aguzzini, ad esempio nelle scuole, che tipo di messaggio mando ai ragazzi? La scuola, la storia è una melassa o è la storia? E quindi queste cose, quindi la ricerca assomma questo quinto. Adesso io ogni tanto divago, poi rientro, ma non mi ricordo più. Ma insomma, questo è il concetto comunque. Quindi, tornando a Bomba, il distacco storico, appunto il revisionismo, quando mi raccontano e poi ci sono i documenti, faccio le verifiche, il revisionista vero è sospettoso, cioè sono arrivato a questa considerazione, è sospettoso non dalla persona dei documenti, perché io gli intrecci voglio che si incastrino bene, al meglio, intendiamoci, non sempre si incastrano bene, rimangono dei momenti in cui ipotizzo delle cose, ma l'ipotesi può essere. Però guardate che la ricerca poi quando arriva a conclusione è straordinaria, bellissima, è come un grande mosaico che hai su una parete e quando metti dentro un tassello sei sicuro che è quello, contribuisce a riempirlo il mosaico. Ed è questa la storia. Io non sono nato per nulla perché ho una formazione tecnica nelle scuole, mi sono ritrovato storico tra virgolette. Però è una cosa molto significativa, molto bella e molto appassionante. E quindi sono arrivato alla conclusione che quello che mi dicevano i miei professori era una gran balla. Era una gran balla. E qui adesso terminerei qui, perché si può parlare di mille, moltissimo dei lager. Poi magari se nel dibattito, non so, qualcuno vuole fare delle domande. Per adesso vi ringrazio.